Quindi possiamo dare il via alla 13ª podistica città di Sarnano. Attenzione al giudice di gara. E Peppe, intanto prego i signori di lasciare spazio perché fra poco partiranno i bambini. Cerchiamo, attenzione, cerchiamo soprattutto di stare attenti quando partite, di non incrociarvi, ok? Per non cadere. Premieremo tutti quando arrivate qua, ci sarà un premio per tutti, ok? Quindi non ci sarà un vincitore, sarete tutti vincitori, d'accordo? E allora, forza e coraggio, attenzione, ed eccoli partiti, qualcuno accompagnato anche dal papà e dalla mamma, e andiamo, facciamo un giro di 500 metri e la seconda partenza poi i ragazzi, i bambini da 10 a 11 anni, quindi questi... E allora se ci sono i bambini da 10 a 11 anni, quindi per loro c'è questa... Tanto lasciamo spazio cortesemente. Cortesemente lasciamo spazio. Attenzione, sì, se la strada è sgombra possiamo andare via velocemente, così prendiamo... tempo giusto, vai, siamo partiti. Per dare il via poi finalmente alla gara competitiva fino ai chilometri 10. Ci siamo? Allora, la strada è sgombra e quindi la moto è pronta e possiamo dare via la gara. Andiamo. Ok. Attenzione, sono partiti anche loro. Faranno un percorso di 2 chilometri, quindi avremo qualche minuto di attesa prima di rivederli qui di nuovo sul traguardo. Sono veramente agguerriti questa mattina, vedete? Tanti protagonisti anche di grande livello, qualcuno è arrivato di buon mattino per partecipare a questa gara. Vediamo Luigi Bono, naturalmente nella categoria maschile, Federico Cariti, Marvin Perugini, primi della, diciamo, in prima fila, la pole position, e poi anche al femminile abbiamo Elisa Mezzelani, c'è anche Denise Tappatà, c'è anche Loredana Santoni, abbiamo salutato anche Ilaria Fantigrossi, sarà una delle protagoniste. Aspettiamo un attimo ragazzi, 9:15, 9:20, quindi ci siamo. Allora, come ho già detto, dobbiamo fare il minuto di silenzio, e oggi purtroppo c'è stata anche questa brutta notizia della mamma del presidente dell'Avis Sarnano, Alberto Gentili, e quindi facciamo questo doppio minuto di silenzio sia per Andrina Lucozzi, come facciamo ogni anno, e poi anche per la Brandina, che purtroppo si è spenta questa notte all'ospedale di Macerata. Il giudice Fidel darà il colpo di pistola per iniziare il minuto, poi il seguente colpo di pistola per terminarlo, e poi il grande colpo di pistola per la partenza della gara competitiva. Siamo pronti. Allora, salutiamo Andreina e salutiamo Martina, e adesso possiamo dare il via alla gara. Attenzione al colpo di pistola insieme all'assessore allo sport del comune di Sarnano, Luca Piergentini. Ci siamo e sono partiti. Partiamo.
In silenzio, dunque, partiamoci qua tutti gli atleti, adesso faranno un giro, ovviamente qui nel paese di Sarnano, al centro storico, poi andranno dall'arco gonfiabile per poi prendere la strada su che conduce verso Sassotetto, per poi girare ancora dopo qualche chilometro verso il camping Quattro Stagioni, la strada del ritorno. Guardiamo, guardiamo.